Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi da questo bellissimo punto panoramico torniamo a parlare delle Scute Voyager. Si tratta di una mountain bike pensata per chi approccia con la disciplina e per i principianti. Abbiamo già parlato nel dettaglio della sua componentistica, se vi siete persi il video vi lascio il link a disposizione. Oggi l'ho testata in un vero trail da mountain bike e devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. Infatti con il suo prezzo davvero basso non avevo così tante aspettative, ma posso anticiparvi che si è comportata davvero bene. La forcella funziona a dovere e utilizza tutta l'escursione. L'unica nota dolente, come vi ho anticipato, è l'impianto freni, che ho infatti prontamente sostituito con un impianto ibrido, che devo dire fa il suo lavoro. Vi lascio a disposizione il video dove lo presento. Andiamo quindi a vedere come si comporta. La Scute Voyager è dotata di 5 livelli di assistenza, più il Walk Assist, che potete attivare quando andate a spingere la bici a piedi. È vivo! La prima modalità eroga l'assistenza solo fino ai 15 km orari, mentre con la seconda si spinge fino a 20. Dalla terza si va fino a 25 km orari. Le modalità 4 e 5 vanno ad aggiungere ulteriore velocità e coppia, per una spinta ancora più decisa. Ora andiamo a testarla su una salita davvero impegnativa, con pendenze che superano anche il 20%. Con la prima modalità di assistenza il motore risulta già affaticato. Andiamo quindi ad aggiungere potenza. Andiamo fino al massimo e devo dire che la bici sale senza alcun problema. Si tratta di un motore di vecchia generazione e come tale non è dotato di tutti i moderni sensori. L'assistenza viene quindi erogata con un lieve ritardo, ossia quando avviate la pedalata dopo circa 2 secondi il motore entra in funzione. Stessa cosa per lo stacco, ossia quando smetterete di pedalare il motore continuerà ad erogare la potenza per circa 2 secondi. Salvo che andiate a premere una leva freno. Infatti sulle leve freno sono collocati due sensori che vanno a staccare immediatamente l'assistenza del motore se viene rilevata la pressione di una leva. L'assistenza parte in modo brusco e deciso. Sembra quasi che qualcuno vada a premere l'acceleratore al posto vostro. Questa spinta vivace risulta piacevole in alcuni momenti, come ad esempio quando si vuole rilanciare sui pedali o prendere velocità. Se invece vi trovate in un punto lento o stretto, risulta davvero fastidioso, in quanto mentre cercate di controllare la bici, il motore andrà a spingervi con energia. Sono sicuro che si tratta di un problema facilmente risolvibile, in quanto è relativo alla programmazione del motore. Andrò quindi a chiedere informazioni al produttore. La frenata, come vi ho anticipato, è il punto critico di questa bici. I freni che vengono forniti di serie sono davvero scarsi e li ho quindi sostituiti prontamente con un impianto ibrido. Con circa 35 euro potete rimpiazzarli. Beh,
Ma che dire, i freni non sono potenti, si sente la mancanza di un vero impianto idraulico, ma sono sufficienti per arrestare la bici in sicurezza, quindi assolutamente approvati. Il cambio Shimano è di bassa gamma, ma risulta davvero facile da azionare e preciso. La leva è davvero comoda da trovare in qualsiasi situazione. Come c'era da aspettarsi, ovviamente sul tecnico e sullo scassato il cambio balla tantissimo e la catena va a sbattere sul telaio. Normale amministrazione per questa fascia di cambio, che viene infatti pensata e progettata per le passeggiate e non per lo sterrato. Altro punto negativo, la bici arriva con un tubo sella davvero corto. Ho dovuto sostituirlo con uno più lungo, che ho acquistato per circa 15 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione. Dopo i miei test posso dire che la bici risulta una taglia ideale per le altezze che vanno da circa 1,70 m fino a 1,80 m. Chi si trova al di sotto o al di sopra di queste misure potrà ugualmente utilizzare la bici, ma non sarà nella posizione di pedalata ideale. Ma veniamo alla parte più interessante, come si guida la Scoot Voyager? La Scoot Voyager, nonostante le geometrie particolari, risulta davvero facile da guidare e divertente. Il suo peso la rende piuttosto stabile. Sarà quindi facile cambiare direzione, seguire una traiettoria o scavalcare un ostacolo. Quindi, in conclusione, assolutamente promossa. Per circa 950 euro potete portarvi a casa una mountain bike entry level. Vi lascio in descrizione un buono sconto da 50 euro, che vi consente appunto di acquistarla per 950 euro. Se volete ancora maggiori dettagli, vi lascio a disposizione la recensione scritta. Trovate il link sotto in descrizione. Che caldo ragazzi, mi sta venendo voglia di farmi un bagno. Beh, che dire, sono davvero soddisfatto e la bici risulta davvero divertente. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!